Benvenuti a Balloon Art ABC Istruzioni. Palloncino bianco 260 lasciato sgonfio per circa 6 dita. Iniziamo con una bolla di 4 dita. Pallina di 2 dita. Torsione ad orecchio. Ancora una bolla di 4 dita. Uniamo le due bolle passando il nodo al loro interno. Pallina di un dito. Torsione ad orecchio. Bolla di 5 dita. Pallina di 2 dita. Torsione ad orecchio. Bolla di 6 dita. Pallina di 1 dito. Torsione ad orecchio. Bolla di 3 dita. Bolla di 3 dita. Ancora un'altra bolla di 3 dita. Andiamo a chiudere il tutto. Distribuiamo l'aria, facciamo una bolla della stessa misura . Togliamo il palloncino in eccedenza . Facciamo un nodo e leghiamo . Lasciamo da parte la figura. Prendiamo un altro palloncino 260 bianco, gonfiato a circa 8-9 dita. Non ha molta importanza, in quanto con questo dovremo fare la parte inferiore. Con il nodo leghiamo il palloncino a questa torsione ad orecchio. Fissiamo bene. Comprimiamo l'aria e andiamo a fare una bolla di circa 9 dita, ammarrandola a questa torsione d'orecchio. Togliamo il palloncino in eccesso, lasciamo da parte il palloncino rimasto, facciamo un nodo e blocchiamo. Gonfiamo il palloncino che era rimasto in quasi tutta la sua interezza, lasciando solamente un dito. Comprimiamo distribuendo bene l'aria. Andiamo a legare le due estremità per fare un anello. A questo punto andremo a dividerlo a metà. Passiamo internamente. Queste saranno le ali del nostro gabbiano che faremo passare all'interno di questa parte. Lasciamo ancora da parte la nostra figura. Palloncino 160 color arancione, bolla di 3 dita. Pallina di un dito.
posizione ad orecchio, pallina di un dito, pallina, torsione ad orecchio, ancora una pallina, pallina, torsione ad orecchio, bolla di tre dita. Uniamo, passiamo al centro, pallina di un dito, torsione ad orecchio, distribuiamo bene l'aria, facciamo passare il palloncino 160 in questa zona. Calcoliamo la misura delle gambe del nostro pellicano, dovranno essere di circa 7 dita per parte, quindi facciamo così, chiudiamo, facciamo una bolla di 3 dita, pallina, torsione all'orecchio, pallina, pallina, torsione all'orecchio, pallina, pallina, torsione all'orecchio, bolla di tre dita. Pallina di un dito, torsione all'orecchio, ora andremo a collegare le due estremità delle zampe, per fare questo lasceremo una bolla di circa 2 dita. Togliamo il palloncino in eccesso, leghiamo il tutto. Leghiamo queste parti,